Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi sono qui con Starfield perché recentemente è stata droppata una patch e ho creato un personaggio nuovo completamente a cazzo. Come potete ben vedere dal nome, ora vi mostro che sono livello 2, ho le abilità che ho scelto all'inizio più laser che l'ho sbloccata quasi subito. E beh, come primissima cosa purtroppo sarò costretto a fare un po' tutta la parte principale, tutta la parte iniziale o meglio del gioco, in cui sono costretto a raggiungere la loggia, sentire i personaggi che blaterano all'infinito con cazzate varie e cose che non ho mai realmente ascoltato perché non mi interessavano, perciò ci vediamo tra pochissimo. 2000 years later. Ed eccoci finalmente liberi dalle scene principali e possiamo già provare innanzitutto il primissimo glitch o exploit, chiamatelo come volete, che potete fare già dall'inizio del gioco. Quindi scendiamo nel sotterraneo della loggia e cerchiamo di rubare, perfetto, si può ancora farlo, dal manichino. Come potete vedere possiamo prendere un'armatura abbastanza potente già dall'inizio del gioco. Iniziamo subito con l'Engineer Glitch, il glitch che vi permette di montare pezzi anche senza avere l'abilità ingegneria aerospaziale o ingegneria navale, non ricordo quale sia il nome. Funziona in maniera molto semplice, posizioniamoci con la telecamera in modo che qualsiasi cosa vogliamo creare sia rossa come quella che vedete nello schermo. Ora, io per esempio come motori, come potete vedere, non posso montare il White Dwarf, ma ne seleziono uno qualsiasi, mi sposto dove il motore torna ad avere un colore diciamo normale, con la freccetta della tastiera o del joystick clicco verso il basso e magicamente posso montare quel motore che in realtà non potrei montare perché mi manca progettazione navale, ecco l'ho letto lì sotto. Ve lo mostro anche con qualche altro pezzo, in particolare le stive. Ora andiamo nella pagina delle stive e eccoci qui. Come potete vedere l'ultima non posso montarla, ne seleziono un'altra mentre sono nella parte rossa. Poi che cosa faccio? Scendo con le levette verso il basso e automaticamente mi permette di selezionare qualsiasi pezzo io voglia. Lo porto in un punto dove effettivamente posso montarlo e lo attacco vicino alla nave. Se vi dovesse restare colorato normale senza diventare verde, staccatelo e riattaccatelo, altrimenti il gioco vi darà un errore. In questo caso avevo degli errori ma non erano riguardanti quel pezzo. Andiamo avanti con lo stack glitch, cioè il glitch che vi permetterà di mettere pezzi l'uno sopra l'altro. Per effettuare questo glitch avete bisogno di un pad perché da PC è abbastanza ostico. E dovrete premere velocemente Y e A due volte. Immaginate di dover premere 1-2-1-2 con questo ritmo più o meno. Vi posizionate con il joystick sopra un'arma, in particolar modo questa cosa funziona bene con le armi, e premete i tasti così come vi ho detto in sequenza, triangolo X o Y-A in base al joystick che utilizzate. E come potete vedere ho posizionato le due armi una sopra l'altra nello stesso posto e la nave mi risulta ancora nominale, cioè ho la possibilità di terminare la costruzione dovendo comunque pagare i crediti dovuti. In questo caso come potete vedere inizio ad avere alcuni errori ma non mi ero accorto che stavo superando il totale di spesa rispetto ai soldi che ho in questo momento disponibili nel gioco. Andiamo avanti con il Merge Glitch, ossia il glitch che vi permette di attaccare dei pezzi sotto ad altri pezzi, ossia in questo preciso momento come potete vedere i miei motori occupano effettivamente due spazi perché ho spostato il motore in basso ma copre anche la parte vuota in alto. Se mi avvicino ad esempio con il serbatoio, e ve lo mostrerò da varie angolature in modo che voi possiate capirlo bene, il serbatoio tende ad attaccarsi magneticamente a quel pallino azzurro ma non diventerà mai verde, non potrò mai montarlo. Come possiamo ovviare a questa cosa? Prendiamo il serbatoio, lo giriamo al contrario con il tasto Z e ci avviciniamo al motore finché non diventa rosso il serbatoio. Una volta che è diventato rosso torniamo un po' indietro e lo rigiriamo, così facendo potremo ficcarlo. Ve lo faccio rivedere qui. Vedete che la stiva è rossa, adesso diventa normale, trasparente. Premo il tasto Z e mi diventa verde nel punto in cui normalmente non potrei montarla perché è sotto al motore. E qui, ragazzi, avviene effettivamente il merge glitch che è ancora disponibile. Andiamo avanti con il Weapon Glitch, ossia quello che ormai conoscerete tutti,
il glitch delle casse. Create un qualsiasi avamposto su un qualsiasi pianeta, possibilmente più alto il livello del pianeta, più avrete probabilità, a quanto pare, di avere armi leggendarie, anche se non è stato dimostrato effettivamente da a nessuno, tantomeno da Bethesda. L'importante è avere polimeri e titanio in tasca in una quantità abbastanza elevata da permettervi di creare una pila più o meno grande di casse. Potete usare casse piccole, medie o grandi in base alle armi che volete ottenere. Per le casse grandi, ogni tanto vi capiterà di ottenere anche due armi all'interno della stessa cassa. Una volta che avete creato la pila, fate un salvataggio. Appena la scritta salvataggio in alto a destra scompare, ricaricate il salvataggio e voilà, tutte le casse saranno piene di armi totalmente gratuite. Perciò inculatevele tutte. Per farlo vi basterà tornare nel menu avamposto e distruggere la prima cassa della pila. Andiamo avanti con lo Ship Duplication Glitch, ossia, come dice il nome, il glitch vi permette di sdoppiare la vostra nave. Per farlo con un pad, premete insieme RB e X mentre siete nel menu di costruzione delle vostre navi, o meglio nel menu principale della costruzione delle navi. Quando avrete premuto RB e X contemporaneamente, nel mio caso io ho spostato un fucile e come potete vedere adesso ho due frontiere identiche, mentre prima avevo una Rambler, mi pare si chiamasse. Così facendo io ho sdoppiato la mia nave. In questo caso è inutile perché la mia nave non vale un cazzo, ma se avessi una nave che vale 100.000 potrei rivendermi i suoi pezzi per forse 50-60.000. L'ultimo glitch che voglio mostrarvi è lo Ship Design Glitch, ossia il glitch che vi permette di creare un design quasi totalmente indistruttibile per la vostra nave. Per quanto faccia cagare il cazzo, è la nave che mi ha praticamente fatto ottenere una taglia da 1.600.000 crediti nella mia partita originaria contro la flotta Kremisi, perché mi divertivo semplicemente a venire nel loro pianeta, il pianeta Kirx, una cosa del genere, a rompergli il cazzo tendenzialmente. Come potete vedere i nemici spareranno nel centro. Il design è presso a poco questo: dal vostro abitacolo salite finché non avrete un errore che vi dice che la nave è troppo alta. Spostatevi poi verso destra utilizzando i rinforzi Nova o i rinforzi Deimos, successivamente sempre con i rinforzi Nova con altri pezzi a vostro piacimento andate indietro finché non riotterrete l'errore e poi in basso. Questo vi permetterà di avere una nave tendenzialmente indistruttibile. Per questo video ragazzi per il momento è tutto, noi ci rivediamo alla prossima puntata, ciao!